Buongiorno! Perché sei così stanca, Alessia? Abbiamo solo fatto 10 video di seguito. Sì, infatti vedrete tutta questa serie di video vestite uguali, in cui sembra che non ci laviamo e cambiamo mai. Ma in realtà sono girati tutti lo stesso giorno. Esatto. E abbiamo appena finito di girare un video dove lei si è finta non vedente, si è messa una benda e io l'ho dovuta portare in giro. Video dove io ho fatto un sacco di brutte figure perché lei non ne ha visto niente, ma la gente ci guardava, io la riprendevo, la direzionavo. E quindi adesso la cosa imbarazzante la farai sempre tu, Ale. Non è giusto, non capisco il senso di questa cosa, però ok, veloce e indolore, ti prego, cosa dobbiamo fare? Allora, semplicissimo, devi obbedire a tutti i miei comandi, tutti. Che intendiamo esattamente con tutti? Di sicuro non mi butto dal balcone se mi chiedi di farlo. No dai, non sarei mai così drastica, cioè quello si chiama omicidio. Più che altro potresti tipo urlare qui in mezzo alla piazza che ti chiami Alessia Adventure e hai un canale YouTube. Vai Ale, urla. No, mi vergogno. Dai. No, mi vergogno. Dai, ti fai un po' di pubblicità, ragazzi. Ma con chi mi faccio la pubblicità, scusami? Così si iscrivono tutti oltre loro. Ragazzi, iscrivetevi e facciamo iscrivere anche loro. Vai, vai. Vabbè, se lo faccio, che mi date in cambio? Eh beh, un like, ragazzi, glielo diamo un like, giusto? Se lo merita. Così poco? E allora? Per un imbarazzo così grande. Allora ti faremo una statua come il tizio col piccione in testa. Già è più gradita come cosa. Vai Alessia, urla. Che devo urlare? Sono Alessia Adventure e ho un canale YouTube. Vai. Sono Alessia Adventure e ho un canale YouTube. E scappo. Che scemo, ragazzi. Ma sotto c'è il signore che la guarda. Che figura, vuole che ci vada. Vabbè, da questo lato non se l'è calcolata nessuno, quindi è tutto normale, la gente urli in mezzo alla strada. Qui a Palermo effettivamente non risulta tanto strano. Quanto ti sei vergognata? Ma che cose imbarazzanti mi fai fare, tu sei pazza, andiamo. Chi è pazzo? Chi lo segue o chi lo fa? Ma tu mi hai detto che sono costretta. Adesso? Beh, adesso facciamo che a mio piacimento, quando dirò la parola cacca, beh, tu dovrai stare su un piede. Giusto perché così salto la cacca, non ho capito che senso ha. Beh sì, attenzione che pesti la cacca. Cacca? L'ho detto. Vediamo quanto ci sai stare. Guarda che io questo esercizio lo faccio a Pilates. Posso starci tutto il tempo che vuoi. Ne riparliamo fra mezz'ora. Come io mezz'ora? Me ne vado. Come mezz'ora? Ritirati la cacca. Dai, vabbè, per questa volta sei esonerata. Cacca. Adesso entri al McDonald's e ordini un'insalata. Chiedi se hanno un'insalata? No, chiedi se hanno un menu vegano. Ok, ma io non ho fame, tu hai fame? No, però mi fa troppo ridere, ragazzi, al McDonald's dove è tutto hamburger, cheeseburger, robe strane e qualcosa, e lei va a chiedere un qualcosa di vegano. Ok, ma non è un po' spreco di cibo? Chi se lo mangia poi? Vabbè, non lo devi mangiare nessuno, tu devi solo chiedere se hanno un menù vegano, non ce l'avranno mai, Ale. Ah, ok, va bene. Con qui il McDonald's e la nostra impavida Alessia. Dammi la videocamera, vi nascondo ovviamente. Chiedete un'informazione. Ok. Quanto ti hanno preso per scema da una dieta? Non lo so, mi ha detto ma ti posso togliere la proteina dal panino e diventa vegano. Cioè quindi tipo un hamburger senza l'hamburger. Esattamente, sì. Adesso ragazzi, visto che Alessia ci teneva così tanto ad avere... Ci svegliamo e facciamo una pausa. No, ma visto che ci tenevi così tanto ad avere una tua statua tutta per te, beh, diventerai una statua, mettiti lì sopra e fai la statuina. Ma lì sopra dove? Là, sul podio, sul gradino, ovviamente, dove vuoi che stiano le statue. Aspetta. Mi sto divertendo un sacco. Scrivetemi nei commenti se vi state divertendo anche voi. No, qui sopra. Ma è maleducazione salire con le scarpe sulla panchina. Dai, un pezzo di marmo. Vogliamo una bella posa plastica. Cioè, non di plastica, ma che ricordi una vera statua come quella. Wow, è una musa! Che dite? È convincente? Secondo me ora le danno le monetine e la scambiano tipo per un artista di strada. Quello del naso, ve lo gratti? Ti posso mettere un dito nel naso se vuoi. Posso smettere?
di certo cacca! Se cado da questo ti uccido, sappilo! Ragazzi, quanto mi sto divertendo! Io no! Va bene, basta, scendi, dai! Mi vendicherò e non sai quanto! Alessia, adesso che siamo in mezzo alla strada, visto che ci tieni tanto a dare spettacolo con le tue performance, io non ci tengo tanto per niente a nessuna di queste cose che abbiamo fatto. Comunque, perché non ci balli una bella macarena in mezzo alla strada? Ma io non so ballare, Sonia, già faccio brutta figura a ballare la macarena bene per strada. Figurati se la ballo pure male per strada. Ma che ci vuole? Ballo tu villanino macarena. Ok, solo se mi canti la canzoncina però. Oh mamma. Balla tu villanino macarena. Balla tu villanino, cosa buona. Balla tu villanino macarena. Uè, macarena. Ah, guardata malissimo. Immagino, mi guarderei anch'io male. Allora, forse voi non sapete che Alessia in realtà porta gli occhiali, però non li mette mai perché si vergogna, non le piacciono come le stanno. Quindi Alessia, è arrivato il momento di scegliere una nuova montatura di occhiali, quindi provati tutti gli occhiali che trovi. Però quelli da sole. Se proprio vuoi, da sole. Ma questo negozio è un negozio un po' tutto, come dire, scicchettoso. Sì, quindi secondo me la guarderanno malissimo. Esatto, proprio questo l'intento. Ah, siamo dentro. Secondo me questo modello potrebbe starti molto bene. E questo modello era quello che mi piaceva un sacco. Io avevo un paio di occhiali così. Facci vedere. Votate ragazzi, carini. Non mi piace molto il colore, devo dire. Che colore vuoi? Non lo so. Proviamo questi? Questi, va. Oh, che fastidio. No, 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 fastidio questi cosi. Quanti ne devo provare prima di poter scappare? Sino a quando non ti rimproverano. No, dai, dammi un numero. Vabbè, facciamo 5. Ok, ne ho già provati 2. Papà, questi rossi. Audaci. Vediamoli. Fatti vedere. Oh yeah. Sembri tipo Robocop. Va bene, votate quali vi piacciono di più. Questi sono molto carini secondo me. Questi mi piacciono, devo dire. Sono molto carini. L'ultimo. E possiamo andare, che bello. Specchiati. Trovo questi sparaflesciosi. Super garzoni, cioè mi vedo io che blocco. Un ottimo specchio effettivamente, grazie Alessia. Possiamo andarne a provare i 5, ciao. Sì, che figura. Adesso sono io che riprendo, quindi guarda, non me male. Guardate come corre. Ragazzi, incoraggiateci perché fare di questi video è davvero super imbarazzante. Quindi sempre, perlomeno diteci, vi piacciono questi video o li facciamo tipo per niente, ecco. Ecco, scrivetecelo. E quali altre cose imbarazzanti possiamo fare? Basta cose imbarazzanti. No, invece no, ci piace. Alessia, adesso devi fermare 2 persone a caso e salutarle. No, ma che dici? Ma chi devo fermare? Beh, qualcuno, quelle lì. Chi? Quelle lì davanti. Vai. No, dai, mi vergogno tantissimo. Devi andare e abbracciarle. Ok. Ma mi prenderanno per pazza. Ok, ragazzi, guarda. Se lo fa sul serio rido troppo. No, vabbè, l'ha fatto seriamente. Ragazzi, non ci credo, l'ha fatto veramente. Cioè, tutta la mia stima. Che figura, l'avete visto come l'hanno guardata quelle signore? Sono ovviamente dovuta tornare indietro a dare delle spiegazioni. No, ma mi sembra il caso. No, vabbè. Alessia, con questo hai vinto la challenge. Cioè, veramente, complimenti. Grazie, possiamo anche chiudere il video adesso, no? Mi sento in colpa perché io la mia challenge non l'ho vinta. Vabbè, comunque. No, devi fare un'ultima cosa. Cosa? Provarti un outfit improbabile che non metteresti mai. Dice Zara, andiamo. Ok. Vabbè, è troppo semplice farle scegliere qualcosa che vuole lei. Facciamole provare qualcosa da uomo. Ce la pagherai, ma tu non puoi capire quanto. Ok, scelgo bene. Allora, io direi una bella giacca, una cravatta, dei pantaloni eleganti. Ci sto, bello, ci sto. Questi pantaloni? Una giacca, una cravatta. No, troppo femminile.
L'ho trovata. No. Perché no? È simpatica. Ma che piacere c'è se non mi fai neanche provare le cose simpatiche, dai. No, ne voglio una blu classica. Senti, scegli direttamente tu. Ecco, mi sembra corretto. Anche perché se no non finiamo mai questa cosa. Mi spieghi perché hai preso il costume se ho già i pantaloni? Metti che devi andare a mare. Un cappellino. E ci devo andare coi pantaloni. Allora posi i pantaloni. No, i pantaloni si tengono. Oh mamma, non ne posso più di questa challenge. Spiegami. Allora, questa qui è una giacca. Non credo proprio della tua misura, ma della misura di qualcun altro. Interessante. Qui ovviamente una cravatta che si abbina ai pantaloni blu, molto fashion, ci sta molto bene nero e blu. Ovvio. E questi? Un cappellino. Vai, mostraci il tuo stile. Non vedo l'ora, guarda. Ok, fantastico con questi pantaloni. Ma sai che forse così quasi me li compro per davvero. Non sono male. Ok, che ci devo fare con questo costume, me lo spieghi? Mettitelo di sopra per ogni evenienza. Mio Dio, era dopo questo video. Ma non mi entrano entrambe le cose insieme. Vabbè, lascialo così. Sì, mi sto divertendo tanto. No, non mi sto divertendo per niente. Alessia, ma sai fare il nodo alla cravatta? Una volta lo sapevo fare, non so se me lo ricordo però. Sembri una posteggiatrice abusiva. Vabbè, non mi sembri proprio pratica. Sì. Sembra tipo che hai indossato i vestiti di suo padre. Vabbè, lascia stare che ci stai impiegando una vita. Più o meno. E che c'è l'etichetta? Ma sei molto stilosa. Facci una sfilata. Yeah, yeah, un gangsta. Un gangsta. Yo, yo. Amico. Fashion. Ti piaccio? Molto. Challenge superata? Beh, direi assolutamente sì. Ah, grazie. E ragazzi, lo devo ammettere, mi ha battuta. E direi anche di chiudere questo video. Quindi, spero che vi siate divertiti, perché altrimenti tutto ciò non ha avuto senso. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.